Oggi andiamo in Valle d'Amè, nel cuore del Parco Regionale dell'Adamello. Parcheggiamo alla Malga Lincino, a 1630 metri, dopo aver percorso in macchina una strada di montagna stretta e con numerosi tornanti proveniente da Valle di Saviore. Imbocchiamo il sentiero numero 15. Il primo tratto è molto ripido e si inerpica su per il fianco della montagna con numerosi gradoni, da cui appunto il termine le scale dell'Adamè. Lungo il percorso non si incontrano bivi o strade alternative, ma semplicemente si segue il sentiero che fa rapidamente guadagnare quota fino a raggiungere la Via Loreto, una cengia orizzontale che ci porta alla teleferica del Rifugio Lissone. Dopo pochi passi si apre dinanzi a noi la vista sul rifugio Città di Lissone a 2020 metri e sull'inizio della Valle d'Amè. Il rifugio Città di Lissone è un ex fabbricato dell'Enel, utilizzato come caserma e ricovero durante la Guerra Bianca in Adamello. Negli anni 60 fu trasformato in rifugio dal CAI di Lissone. Bruciato nel 1986, è stato ricostruito nel 1991. Peschi amaretti. Buona? Vattene in rifugio. Dopo una sosta al rifugio, ci addentriamo nella valle lungo il sentiero 1, che presenta una lieve pendenza snodandosi lungo il torrente Poia.
Dopo circa 40 minuti raggiungiamo la baita Adamè a 2150 metri. Dalla baita si può raggiungere il fondovalle seguendo i sentieri 1 e successivamente 29. In alternativa, si possono intraprendere i percorsi che permettono di raggiungere altri rifugi del complesso dell'Adamello e anche il Pian di Neve ed altre cime del massiccio.